Credo che tutta la faccenda sia stata architettata da qualche servizio segreto, qualcuno che operava qui, nel nostro paese. Dopo 18 anni di tormento e riflessioni, nel 2001 Ercole Orlandi trasse una conclusione definitiva che espresse ai giornali. Sua figlia Lellè, Emanuela, era stata portata via dagli 007 il 22 giugno 1983. A quel tempo le speranze di riabbracciare sua figlia erano svanite da tempo, sebbene credesse ancora in un possibile miracolo, come dichiarò: «La chiave della nostra porta è sempre lì, nella serratura. Non l'ho mai tolta perché se lei torna può entrare subito». La porta del secondo piano del palazzetto di via Sant'Egidio, città del Vaticano, è ancora aperta per Lellè, anche dopo 41 anni senza Emanuela. Il padre Ercole è morto senza che quel miracolo si avverasse, ma si sa, i miracoli possono sempre accadere e il resto della famiglia Orlandi continua a sperare. Ma perché Ercole era convinto che i servizi segreti fossero coinvolti nella scomparsa di sua figlia? Gli agenti segreti entrarono a casa degli Orlandi quasi immediatamente. Emanuela scomparve il mercoledì 22 giugno. Loro si presentarono in Vaticano la domenica sera successiva, il 26 giugno, portando via molti dei suoi effetti personali dalla sua cameretta, compresi i diari di scuola. Dissero ai genitori che volevano aiutare. A luglio venne formata una squadra ufficiale per indagare sul caso, inizialmente composta solo da due persone, Giulio Gangi e Marino Vulpiani. Giovani e molto amici tra loro, entrambi poco più che ventenni, erano anche legati strettamente sia alla famiglia Orlandi, compresa Emanuela, sia alla famiglia Meneguzzi, zii e cugini di Emanuela, tutti più o meno coetanei. Gli Orlandi erano cinque: Pietro, Natalina, Federica, Emanuela e Maria Cristina. I Meneguzzi erano tre: Giorgio, Pietro e Monica. Giulio Gangi, Marino Vulpiani, gli Orlandi e i Meneguzzi avevano trascorso l'estate del 1982 insieme a Torano di Borgorose, un paesino sperduto in provincia di Rieti. Giulio Gangi, ospite per 5 giorni a casa di Marino Vulpiani, aveva promesso a Emanuela di presentarle il suo cantante preferito, Claudio Baglioni. Non solo, Natalina Orlandi, il cugino di Emanuela, Pietro Meneguzzi, e lo zio Mario Meneguzzi lavoravano tutti alla Camera dei Deputati, dove aveva già lavorato anche Giulio Gangi a partire dal 1979. Avevano anche una passione comune. Emanuela era appassionata di musica, suonava Chopin al pianoforte e aspirava a entrare nel mondo dello spettacolo. Pietro Orlandi era un talentuoso attore, ricordato in Vaticano per la sua straordinaria interpretazione del Cyrano de Bergerac. Giulio Gangi aveva esperienze nel cinema, in televisione e nella musica a livelli elevati, mentre Marino Vulpiani era un eccellente chitarrista attivo in più band. I fratelli Orlandi conoscevano particolarmente bene Marino Vulpiani, che a Torano di Borgorose aveva accesso alla casa dei nonni materni. Questo fu sottolineato da Ercole Orlandi durante gli interrogatori agli inquirenti. «Mio figlio Pietro conosceva Vulpiani, come pure lo conoscevano Emanuela, Natalina, Federica e Cristina. Pietro aveva conosciuto e frequentato Gangi e Vulpiani durante le vacanze estive a Torano. In particolare mio figlio conosceva il Vulpiani che era noto anche alle mie figlie». Mentre lo 007 Giulio Gangi, oggi defunto, si dedicò ufficialmente alle ricerche di Emanuela, Marino Vulpiani scomparve completamente dalle scene poco tempo dopo. Non si è mai espresso sulla scomparsa della ragazzina e, per quanto si sappia, non è mai stato interrogato in merito. Marino Vulpiani continua a suonare la chitarra e a custodire gelosamente qualunque segreto abbia appreso nei giorni successivi alla scomparsa di Emanuela. Perché, dopo 41 anni, questo persistente silenzio? È un enigma che rimane irrisolto. I primi giorni dopo la scomparsa di Emanuela erano già intrisi di segreti e misteri, come si sa bene. La ragazza scomparve dopo una lezione di flauto e canto in corso Rinascimento a Roma. Alcuni la videro nel pomeriggio davanti al Senato, un edificio frequentato sia da politici che dagli 007. Prima di scomparire, Emanuela lasciò però un'ultima traccia di sé. Telefonò a casa e disse alla sorella Federica: «Stasera ho appuntamento con un signore,
Mi ha offerto un lavoro per sabato 25 giugno. Devo distribuire volantini nella sala Borromini durante una sfilata di moda. Ho un appuntamento con lui più tardi, alle 19:10 davanti alla scuola di musica. Proprio alle 19:10, di fronte alla scuola di musica, l'ultimo a vederla fu il portinaio. Federica riferì questa telefonata al resto della famiglia, tanto che, il giorno dopo la scomparsa, Natalina la menzionò alla polizia, specificando anche il luogo del presunto lavoro, la sala Borromini. Questo particolare, però, non fu divulgato dai giornali. Soltanto Il Messaggero, il 28 giugno, accennò alla telefonata, all'appuntamento e all'offerta di lavoro, senza citare esplicitamente la sala Borromini. Nel frattempo, quel medesimo giorno, squillò il telefono a casa Orlandi. Un uomo di nome Mario rispose e fornì informazioni. Tenendo conto delle date, Gangi e Vulpiani erano stati a casa Orlandi domenica 26, mentre la telefonata di Mario arrivò il 28. Durante la chiamata Mario parlò di una certa Barbarella, potenzialmente Emanuela, e disse che era andata via volontariamente. Descrisse che stava con un ragazzo e con una Monique, che curiosamente è il nome della cugina. In seguito, durante la stessa telefonata, rivelò anche il luogo dove si trovava questa ragazza. Sta a Piazza dell'Orologio. Oggi chi conosce Roma sa che nei sotterranei dell'oratorio della Chiesa Nuova, a Piazza dell'Orologio, si trova il Teatro dell'Orologio. Proprio l'oratorio della Chiesa Nuova è conosciuto anche come Sala Borromini. Mario, il telefonista, era chiaramente a conoscenza di questo dettaglio, dato che menzionò il luogo, la Sala Borromini, sebbene con un altro nome. Il 28 giugno solo la famiglia Orlandi, i Meneguzzi e i servizi segreti erano al corrente del fatto che Emanuela aveva nominato la sala come Borromini. Escludendo gli Orlandi, che difficilmente avrebbero telefonato a se stessi, e Mario Meneguzzi, presente all'altro capo del telefono, rimane da chiedersi chi fosse esattamente il telefonista Mario. L'uomo che aveva accesso a dettagli così confidenziali riguardo all'ultima telefonata di Emanuela. Le risposte a questo enigma sono poche, e tra queste persone si nasconde il responsabile della scomparsa di Emanuela.